Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati in questo nuovo episodio di Gioco Gioca Minecraft. Nello scorso episodio abbiamo trovato la fortezza dell'End, anche grazie al consiglio di un ragazzo che appunto si chiama Gabriele Leonardi, che mi ha detto dove stava esattamente, comunque noi eravamo molto vicini ugualmente. Comunque lo ringrazio ancora e allora mi trovo fuori dal laboratorio, perché mi servono alcune pozioni. Comunque, quest'oggi andremo alla ricerca della giungla, grazie sempre alle coordinate che mi sono state date da quel ragazzo. E visto che, diciamo, non abbiamo ancora scoperto quel bioma, ne abbiamo scoperti parecchi, però quello della giungla ancora no. E il bello appunto dei vostri consigli è quando mi dite magari dove stanno certe cose, ovviamente. Basta che non siano i diamanti, perché sinceramente non mi piacerebbe andare a cercare i diamanti grazie alle vostre coordinate, ma per quel che riguarda biomi o cose strane all'interno di questo mondo mi fa sempre piacere. Comunque ragazzi, mi trovo qua perché appunto vi dicevo avrei bisogno di alcune pozioni, ovvero quella della rapidità. Iniziamo subito a farla, vediamo qua ci sono sì delle ampolle, mettiamo la Netherwort e poi andiamo avanti allora con lo zucchero. E, ok, intanto va avanti e nel frattempo vi spiego cosa vorrei fare oggi. Allora, visto che il bioma è abbastanza distante da qua, ovvero all'incirca 4.000 blocchi, pensavo di andare al portale del Nether che ci conduce al bioma ghiacciato, perché almeno ci accorciamo un pochettino la strada. Non ci andrò con il cavallo, ma andrò a piedi. Proprio per questo sono venuto qua a farmi delle pozioni di rapidità. Pozione della rapidità, perfetto. 3 minuti. Noi aumentiamo, mettiamo redstone. Ok, vabbè, comunque, ragazzi, ho con me tutto quello che mi serve per il viaggio. Non si sa mai, magari ci mettiamo a pescare qualche pesce insieme e catturiamo un ocelot. Poi ho dei guinzagli, un letto, come sapete bisogna essere sempre attrezzati per i viaggi lunghi. Comunque, a fine video poi ci sarà il tunnel degli iscritti e quest'oggi quindi ragazzi andremo in esplorazione insieme e se vi fa piacere restate ancora con me in questo video e seguitelo. Io adesso finisco di preparare le ultime cose e poi ci rivediamo direttamente al portale nel Nether. Quindi, ragazzi, a tra pochissimo. In questo momento mi trovo nel Nether e esattamente nel tunnel che ci porta al portale. E vorrei mostrarvi una cosa. Allora, io mi bevo una pozione di rapidità e vi faccio vedere quanta velocità che prende. Guardate, guardate quanto andiamo veloci. Ovviamente ogni tanto bisogna anche mangiare. Però guardate che figata. Arriviamo veramente in un attimo. È super veloce questo tunnel, incredibile. Devo ringraziare Itoslab per avermi dato questa idea. E io ho preso spunto da un suo video e mi è sembrato giusto riprodurlo nella mia serie perché è veramente una figata. Ecco qua, siamo arrivati, ragazzi, incredibile. Oh! E voi che ci fate qua? Per fortuna c'è la mia spada potentissima. Questo è, diciamo, il portone che ci porta dall'altra parte. Andiamo subito. Ok. E adesso guardiamo bene le coordinate. Siamo molto più vicini qua, ragazzi, rispetto a casa nostra, perché qua ci troviamo a 5.985 e 5.683 e le coordinate mi sono state date della giungla stanno a 3.186, quindi diciamo poco più di 2.000 blocchi. Quindi 3.186 devo andare da quella parte, mentre per l'asse Z 3.862 devo andare di là. Quindi quella è la direzione. Io adesso mi incammino e se succede qualcosa o se trovo qualcosa, ragazzi, io ve lo mostro. Ci rivediamo tra pochissimo. Ragazzi, ho trovato un altro bioma con gli spuntoni ghiacciati.
Potrebbe essere lo stesso che trovammo tempo fa, quindi il secondo. Però guardate che bello. Non sono certo che sia quello che ho già scoperto, ma è fantastico. E io penso che farò anche uno screen. Così mi ricordo le coordinate. Ecco qua. Perfetto, io ora continuo il viaggio. Vediamo un attimo le coordinate. Abbiamo ancora un bel po', ma non tantissimo, ancora poco più di 1000 blocchi. E attraverserò questo bioma e poi ci rivediamo una volta che inizierò a scorgere la giungla. Ne ho trovato un altro, o forse è lo stesso che avevamo trovato tempo fa. Quindi siamo a 3, forse, o 4. È molto, molto strana sta cosa, però probabilmente questo o quello di prima erano gli stessi che avevo trovato. Non vi saprei dire, ragazzi. Dovrei controllare le coordinate. Però è sempre bello incontrare questo bioma che dovrebbe essere anche raro. Allora, devo tenere d'occhio le coordinate. Ci siamo quasi, in effetti. Sì, ora continuo ad andare verso quella direzione. Io ora faccio una bella dormita e poi continuo il mio viaggio. Ragazzi, ci troviamo di fronte all'oceano e le coordinate mi portano qui. E mi mancano ancora all'incirca, non moltissimo, quindi sono all'incirca 300-400 blocchi nell'asse Z. Quindi probabilmente dall'altra parte di questo oceano c'è la giungla. Allora, facciamoci una bella barchetta. Ecco qua. Così. Benissimo, e possiamo andare. Allora, le coordinate sono quelle lì. Quindi dobbiamo andare praticamente sull'asse Z. Ok, quindi da questa parte. Perfetto, andiamo in mare e vediamo che cosa scopriamo insieme, ragazzi. Io adesso lo sto scoprendo insieme a voi. Eccoci, ragazzi, la giungla infatti si sta generando. E quindi questo vuol dire che è una zona ancora inesplorata. Sono molto contento perché ci tenevo a trovare questo bioma, anche se non è tra i miei preferiti. E finalmente possiamo andarla a visitare perché è l'unico bioma che mi manca, penso, da scoprire. Allora, abbiamo della legna qui, penso che la prenderò. Sicuramente la prenderò prima di tornare verso casa. E visto che potremo incontrare gli ocelot, quasi quasi pesco qualche pesce. Cosa abbiamo pescato? Addirittura! Addirittura un arco potenza 3 indistruttibilità 3. Porca miseria! Oh, ho pescato un calamaro, ragazzi. Fantastico. Ciu. Vabbè, comunque, continua a pescare. Benissimo, direi che abbiamo pesce a sufficienza. Abbiamo anche pescato un arco con potenza 3, indistruttibilità 3. E direi che possiamo andare in esplorazione all'interno di questa giungla, ragazzi. E speriamo di trovare qualcosa di interessante. Io, diciamo, punto a prendere un gattino. E magari, visto che ci sono, prenderò anche della legna di mogano. E sicuramente dei semi di cacao perché mi servono sia come colorante ma anche perché no per coltivarli e poi vediamo che cosa troviamo, chissà, potremmo anche trovare il tempio della giungla. Io adesso inizio un po' l'esplorazione, vediamo un po' cosa c'è da questa parte. Ci sono pecore incastrate negli alberi, ma fa niente. Potrebbe essere anche un'isola, in effetti, ma con il bioma della giungla non si può mai sapere, dato che è sempre molto intricato. Ah, ecco, qua ci sono i semi di cacao, li prendiamo. Perfetto, direi che possiamo prendere qualcuno in più. Io adesso, ragazzi, inizio un po' l'esplorazione, poi non appena trovo qualcosa di interessante vi faccio vedere. Quindi ci rivediamo tra pochissimo. Rieccomi ragazzi, dopo parecchia esplorazione e ricerca ho trovato anche gli ocelot, guardate quanto cibo mi è rimasto. E ho dormito anche due volte, quindi potete capire
che ho girato davvero tanto all'interno di questo bioma della giungla che è enorme. E qua ho trovato gli ocelot. Addirittura c'erano anche i coniglietti, ma una quantità abnorme di polli e di pecore. Ci mancavano quasi le mucche. Incredibile. Allora, ora devo prendere un ocelot. Vediamo se ci riuscirò. Tanto che cosa stanno facendo questi? Questi sono piccini. Allora, là ne vedo un altro, giusto? Sì, vado piano però. Ehi ragazzi, venite qua. Con chi ce l'hanno? Ce l'hanno col pollo? Volete questo pollo? E io ve lo do. Eccolo qua. Ok, però adesso venite qua per favore. Che ho del pesce. Lasciate perdere i polli. Ce l'hanno con i polli, incredibile. Venite qua. Te sei deciso? Sì. Bravo ragazzo, vieni qua. Vieni, vieni. È impazzito. Dai, torna. Che ti do il pesce. Ma ci sono fissati quei polli, ma perché? Dove stanno andando? Venite qua. Allora, uccidiamo tutti questi cavoli di polli che mi stanno dando fastidio. Ok. Vediamo cosa riusciamo a prendere. E adesso veniamo qua e ragioniamo, ragazzi. Niente, ci sono altri polli e loro sono distratti dai polli. Cioè, io ho girato tutta la giungla per cercarvi. E vengo col cibo in mano e voi non ne volete sapere, eh. Siete veramente cattivi e poco disponibili, quindi cerchiamo di andare a casa e non rompere le palle, ragazzi, dai. Allora, qua c'è un altro pollo. Ho il pesce. Chi vuole un po' di pesce? No, eh. Guardate, un coniglietto, come vi dicevo. Calmati, ok? Ragioniamo. Girati verso di me. Bravissimo, ragazzo. No, e scappa. Perché devi scappare? Torna. Torna qui. Vieni. Vieni con calma. Ok? Dai che ti vedo convinto. Ti vedo convinto. E vai, andiamo, ragazzi. Ce l'abbiamo fatta. Sei un grande. Tu sei veramente un grande. Sei anche bellissimo con questo colore arancione. Oh, sono soddisfatto, ragazzi, finalmente. Allora, recupererò un po' di legna, di legno di mogano, perché mi manca. E poi farò ritorno verso casa. Quindi nel prossimo episodio mi vedrete direttamente a casa. Io adesso vi lascio con il tunnel degli iscritti. E noi ci rivediamo al prossimo episodio. Spero che vi sia piaciuta questa esplorazione. Peccato che non abbiamo trovato il tempio della giungla, ma fa niente, possiamo anche tornare a cercarlo. Tu invece verrai a casa con me, ragazzo. E nient'altro, ragazzi. Io vi lascio appunto con il tunnel degli iscritti. E noi ci rivediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti. Ed eccoci qua ragazzi nel tunnel degli iscritti. Prima di tutto vi ringrazio per aver guardato questo video e vorrei ricordarvi che se voleste essere aggiunti sulla nostra bacheca vi basta scrivere il vostro nome e l'oggetto che vi piacerebbe incorniciare. Ma iniziamo subito. Allora, quest'oggi abbiamo Chris 202 Craft con un blocco di clay ciano e un libro incantato. Ti do il benvenuto, Chris. Poi Delta Force con un Ender Pearl. Benvenuto, Delta Force. Gianlu Fine con un blocco di slime, benvenuto Gianlu. Carb con una spada di ferro rivolta verso il basso, benvenuto Carb. E poi abbiamo Furious Game Channel con un blocco di vetro colorato, una Blaze Road. Quindi do benvenuto anche a te. Quindi ragazzi, io vi ringrazio per esservi iscritti, per aver guardato questo video. Se vi è piaciuto mettete mi piace, commentate. Vi ricordo che in descrizione trovate la mia pagina di Facebook e altri link riguardanti il canale. Da Gioco Sporco è tutto, un saluto, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti, alla prossima!